Vi farò vedere il montaggio del tavolino da escursione. Eccoci qua, faccio vedere come si monta, molto semplice. Ora praticamente qui c'è un anello, si mette l'anello contro l'addo, si gira, si inserisce il cordino all'interno in questo modo. Poi basta, prima di stringere però bisogna passare il cordino sopra all'interno, farlo passare più in là in questo modo, ecco qua. Ora basta mettere un dito sul cordino in questo modo e tirare ben teso, eccoci qua, in questo modo. Una volta fatto questo basta prendere il cordino all'interno in questo modo e si viene a formare praticamente un bel cappio che si stringe e si blocca. È sufficiente fare anche la stessa cosa dalla parte di sotto. Qua ci sono dei piccoli cappi per bloccare poi i cordini. Qua è un, diciamo, un cordino con nodo bloccante in modo che posso regolarlo come voglio, la stessa tensione. In questo modo posso far scendere il cordino su oppure metterlo in tensione. Ecco qua, possiamo vedere che se sta morbido basta metterlo in tensione in qualsiasi momento. È facile montare, rapido. Ricordiamoci sempre che bisogna fare i nodi scorsoi, diciamo questi qua che si bloccano quando vanno in tiro. Per regolarlo basta mettere il pentolino sopra, ci si mette l'acqua e in base a come pende l'acqua ovviamente uno lo aggiusta con la pendenza, tirando questi se destra e sinistra e avendo una base stabile. Molto. E quindi il mio tutorial finisce qui. Per scioglierlo è molto semplice, perché basta tornare indietro. Vieni da questa parte, Giacomo, grazie. Basta tirare questo cordino, uno, si scioglie proprio in un secondo. La stessa cosa la faremo da questa parte, due. Qua ho messo due anelli con della camera d'aria per metterlo ancora più in tiro, così dà più stabilità al tutto. Bene, con questo è finito. Vi ringrazio, al prossimo video.